pronti per la nuova puntata del mese di Market Star, come sempre sulle fonti TV, dove facciamo il punto della situazione del mese appena trascorso sui mercati, naturalmente una panoramica generale anche per capire quali sono le impostazioni, le view degli investitori, quindi quali sono anche gli spunti più interessanti. Intanto, giusto una notizia che riguarda il nostro paese, anche perché effettivamente i dati macroeconomici vanno a inserirsi decisamente in quelle che sono le riflessioni che facciamo proprio in questo spazio, prezzi alla produzione italiani sono aumentati dell'1,4% su base mensile, sono diminuite dello 0,3% su base annua. I rialzi sono registrati in quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, più marcati per l'energia sul mercato interno e nell'area non euro. Questo mi serve proprio per rimarcare quello che abbiamo detto poco fa, insomma, che facendo l'analisi di quello che è successo sui mercati nell'ultimo mese dobbiamo inserire un po' tutte le questioni che hanno tenuto banco tra gli investitori. Chiaramente quella più generale, più importante, interessa il mondo perché parliamo del Covid, del coronavirus, ma parallelamente il tema dei vaccini che stanno procedendo un po' a diverse velocità. Quindi cerchiamo di capire un po' come il mondo sta reagendo anche a tutte queste notizie. Intanto io saluto Sara Silano che è con me come sempre per questo spazio di Morningstar Italy. Ciao Sara, ben trovata. Buongiorno a tutti voi. Peraltro reduce con noi dalla nottata dedicata alla maratona dell'8 marzo, parleremo anche di questo perché siamo insomma, nelle giornate successive a un giorno che ci siamo ripromessi avremmo comunque sottolineato non solo ed esclusivamente nella giornata internazionale, quindi ne parleremo anche nella puntata di oggi di Market Star, vero Sara? Assolutamente sì, avevamo detto la maratona continua e la continuiamo ancora oggi. Esatto, andiamo proprio avanti a oltranza. Allora, Sara, partiamo proprio dal mese di febbraio, no? Per analizzarlo e partiamo dai mercati che, devo dire, lo abbiamo detto tante volte anche nelle nostre trasmissioni, sono diventati un po' più nervosi, non che prima fossero proprio calmi, però insomma hanno aumentato un po' la loro volatilità. Facciamo un check generale dei principali listini mondiali. Sì, l'indice Morningstar azionario globale ha chiuso il mese di febbraio con un rialzo del 2,6% in euro, con l'Eurozona che ha fatto decisamente meglio, bisogna dirlo, con un guadagno di oltre il 3,5%. Wall Street invece è salita poco meno del 3% e l'Asia Pacifico ha guadagnato l'1,9%. Vorrei sottolineare però anche l'andamento del mercato giapponese, ancora in rialzo a febbraio e ai massimi degli ultimi 30 anni, forse non se ne parla molto, però bisogna dire che dietro questa performance della borsa nipponica c'è la rapida ripresa dell'Asia settentrionale dalla crisi di coronavirus, e con la Cina che ha giocato un ruolo chiave e ha guidato di fatto l'intera regione. Gli investitori hanno notato che l'Asia Pacifico ha iniziato a emergere in effetti come un blocco commerciale autosufficiente in questa era che cerca di uscire finalmente dalla pandemia. I dati di crescita economica inoltre hanno sorpreso in positivo e quindi siamo ancora lontani per il Giappone dai massimi che aveva toccato negli anni 80, ma sicuramente è interessante notare come questo listino un po' a sorpresa sia emerso in questa prima parte dell'anno. Assolutamente, a proposito di listino, piazza affari, andiamo subito mirati al nostro indice principale, insomma alla nostra piazza per così dire, ha decisamente fatto meglio dei mercati europei nel mese di febbraio. Perché? Quali sono le ragioni che avete messo in pole position voi, Sara? Sì, l'indice azionario Morningstar Italy ha guadagnato il 6,3% a febbraio, portando quindi il rialzo da inizio anno oltre il 3,7%. La causa principale di questo andamento è sicuramente la fine della crisi di governo, ma soprattutto la nomina di Mario Draghi a nuovo Presidente del Consiglio, sostenuto da un'ampia maggioranza. Perché? Perché questo fornisce stabilità al paese per gestire questa crisi sanitaria in cui siamo ancora profondamente immersi, accelerare la campagna di vaccinazione
e quindi portare l'Italia su un percorso che le consenta la ripresa e anche di avviare le importanti riforme di cui abbiamo bisogno. Si auspica appunto che il nuovo governo rimanga in carica fino al 2022, almeno, cioè quando ci saranno le elezioni del Presidente della Repubblica. Secondo l'agenzia di BRS Morningstar, resta però da vedere se ci sarà il tempo per il Premier di attuare queste misure per la crescita, e in ogni caso ne abbiamo necessità assoluta anche da un punto di vista del debito pubblico e quindi riforme e poi appunto sostenibilità del debito pubblico, forse sono due parole chiave che gli investitori dovrebbero tenere in considerazione. Ultimo aspetto, il mercato italiano è largamente sottovalutato, per cui gli investitori vedono delle opportunità rispetto ad altri listini. Ok, quindi opportunità che vanno in qualche modo considerate in questo periodo. Allora, partiamo, anzi, adesso parliamo di un termine che è in circolazione, è stato in circolazione nel mese di febbraio, ma è ancora oggi in circolazione, che è inflazione. Altro market mover principale, insomma, si parlava un po' di quello che gli investitori stanno osservando. Gli operatori quindi stanno in qualche modo riconsiderando le loro aspettative dopo tanto tempo al riguardo. Il dibattito sull'inflazione si è acceso soprattutto con riferimento al mercato americano ed è stato alimentato dal fatto che comunque la campagna vaccinale, il pacchetto fiscale possano produrre una robusta ripresa. In effetti, se guardiamo le aspettative di crescita del PIL negli Stati Uniti, sono state riviste al rialzo. Dal punto di vista degli investitori, però, è anche importante considerare le mosse delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve. Per il momento la direzione sembra rimanere invariata, ossia mantenimento di politiche espansive per sostenere la ripresa e consentire ai governi di finanziare il maggiore debito contratto durante la pandemia. C'è quindi da attendersi forse un po' di inflazione che sarà comunque tollerata dalle banche centrali, anche perché il mercato del lavoro è ancora lontano dai livelli pre-crisi, e questo è un aspetto importante, e comunque il segretario di Stato, Janet Yellen, ha dichiarato di non aspettarsi che questo piano enorme di aiuti possa provocare un aumento eccessivo dell'inflazione. Quindi, in sostanza, sì, abbiamo visto un riaccendersi di questo, si è ritornato a parlare di nuovo di inflazione, ma per il momento non sembra preoccupare. Ok, d'accordo, è tutto sotto controllo al momento. Allora, a proposito di interventi, sempre per rimanere sui mercati obbligazionari, le misure eccezionali, le misure fiscali naturalmente eccezionali proprio per cercare di contrastare gli effetti del Covid-19, stanno mettendo sotto pressione i rating sovrani? La pandemia ha messo sotto pressione i giudizi sul debito sovrano durante tutto il 2020. La maggior parte dei giudizi è rimasta su un trend stabile e questo, secondo DBRS Morningstar, dimostra l'alto grado di resilienza delle economie avanzate di molti mercati emergenti. Più nel dettaglio, nel 2020 ci sono stati tre declassamenti e sei rating sovrani che hanno visto il trend passare da positivo a stabile, mentre cinque stabili sono diventati negativi. Però appunto le economie hanno dimostrato resilienza e dal punto di vista macroeconomico esistono assolutamente le speranze per una robusta ripresa globale nel 2021, aiutato dalla diffusione dei vaccini. Questo è un tema che ritorna sempre. Chiaramente, se ciò non si verificasse, quindi nuovi drastici lockdown, campagna vaccinale che va a rilento, queste previsioni andrebbero riviste. È essenziale in questo momento andare avanti con la campagna di vaccinazione proprio per creare poi le basi anche per la ripresa. Ecco, appunto, l'ultimo anno ha cambiato molte cose sui mercati finanziari. Sembra retorico, ma vale la pena proprio sottolinearlo per capire come guardare, soprattutto da questo momento in avanti, anche nel ruolo dei titoli europei proprio nel paniere azionario globale. Però cerchiamo di capire, Sara, quali sono state le principali tendenze da questo punto di vista. È interessante notare come il peso dell'Europa sia diminuito nell'indice Morningstar azionario globale di fronte a cosa? Di fronte all'avanzare degli Stati Uniti. Questo
Nel 2020 l'Europa ha rappresentato il 17,7% del Morningstar Global Market Index e questo significa 5 punti percentuali in meno rispetto a 10 anni fa e sono piuttosto, un numero piuttosto elevato. Nello stesso periodo il peso di Wall Street è passato dal 42,3 al 55,4%, il livello più alto dalla fine degli anni 90. Quali sono le principali cause, le principali ragioni? Sicuramente il fatto che in Europa ci sia un minor peso dei titoli tecnologici nell'indice. Un maggior peso della cosiddetta old economy, quindi industria e manifatturiero, una top 10 di titoli che è rimasta sempre uguale, ad esempio, se guardiamo la Svizzera, Nestlé era al primo posto nel 2010 e lo è stata anche nel 2020. Roche e Novartis hanno mostrato una certa resilienza nelle posizioni più alte, così come Siemens. Rispetto a 10 anni fa, l'unica variazione di rilievo è stata la scomparsa dai primi 10 titoli delle compagnie petrolifere, per le quali, dobbiamo ricordarlo, la pandemia ha avuto effetti pesanti sia sulla domanda di petrolio e poi questi si sono aggiunti alla guerra dei prezzi. Però diciamo anche che il listino europeo ha dei punti di forza, delle valutazioni più attraenti rispetto agli Stati Uniti, dei dividendi che rimangono, un dividend yield che rimane più elevato e comunque una maggior diversificazione. E più in generale, com'è cambiato l'indice azionario globale negli ultimi 10 anni? Prendiamo questo lasso di tempo. Ecco, consideriamo che 10 anni fa il colosso dell'energia ExxonMobil era la più grande società quotata al mondo per capitalizzazione. Oggi al primo posto troviamo Apple e questo ci dice, ci dà una chiara rappresentazione di quanto sia cambiato l'indice. Nel 2010, nella top 10 dell'indice azionario globale di Morningstar, c'erano titoli appartenenti a diversi settori e quindi era più diversificato. Oggi troviamo sostanzialmente titoli tecnologici, con l'unica eccezione del conglomerato finanziario di Warren Buffett. I mercati globali sono radicalmente cambiati nell'ultimo decennio, ma la pandemia di Covid-19 ha accelerato alcuni di questi trend che duravano dal tempo, come ad esempio il lavoro da casa, lo shopping online e quant'altro. E questo ha dato un'ulteriore spinta all'industria tecnologica e il loro peso è decisamente aumentato. È aumentato e con un'accelerazione ulteriore proprio negli ultimi 12 mesi. Questi cambiamenti nell'indice azionario globale sembrano riflettere anche quello che è avvenuto a livello sociale, se ci pensiamo, ma soprattutto il fatto che il peso di Apple, ad esempio, è aumentato dal 2,1% al 3,1%, e quindi c'è stata una ulteriore concentrazione delle posizioni di vertice, e questo deve farci riflettere. Sicuramente. Parliamo adesso di industria dei fondi. Parliamo dell'inizio dell'anno fondamentalmente, com'è cominciato? Gennaio è stato il terzo miglior mese di sempre per l'industria europea dei fondi, quindi diciamo che siamo partiti col piede giusto. Sì. Secondo le stime Morningstar, i flussi netti verso gli strumenti a lungo termine, esclusi quindi monetari, sono stati di 89,5 miliardi di euro, il livello più alto da gennaio 2018 e dicembre 2020, da quando cioè vengono poi i dati nostri sono raccolti dal 2007, però abbiamo avuto questa assolutamente performance eccezionale. Anche il patrimonio si è incrementato, ha raggiunto nuovi record. I protagonisti sono stati fondi azionari che hanno comunque beneficiato di questa protezione a rischio degli investitori e dell'andamento favorevole delle borse. In particolare, diciamo che sì, i flussi si sono diretti verso i comparti globali, l'ecologia, la tecnologia, le energie alternative, quindi torniamo a temi che erano già stati protagonisti anche l'anno scorso. I riscatti hanno colpito l'Eurozona e questo ci sembra un po' particolare, dato che le valutazioni appunto sono sicuramente più attraenti rispetto agli Stati Uniti. Noi con te, con voi parliamo sempre anche di sostenibilità, no? Quindi prendendo un po' l'ambito degli strumenti sostenibili, e guardando alle strategie passive, come si sta evolvendo la situazione? Gli ETF, quindi i fondi quotati, hanno guadagnato delle posizioni tra le strategie passive sostenibili,
Il 2020 ha sicuramente segnato un passo netto in avanti rispetto al passato. Hanno attratto 42 miliardi di euro, che è pari a 2,5 volte i flussi del 2019, e comunque hanno rappresentato quasi la metà della raccolta totale del mercato dei replicanti nel quarto trimestre. Per dirla in modo semplice, sostanzialmente i fondi ETF si stanno facendo strada all'interno delle strategie passive. Il ruolo sempre più importante degli ETF, che adottano dei criteri ESG, quindi ambientali, sociali e di governance, si vede anche nella crescita del patrimonio, che addirittura è stata veramente eccezionale nel corso del 2020, e la quota degli asset totali dei replicanti europei è raddoppiata in 12 mesi, oggi rappresenta l'8,6%. Quindi c'è un forte spostamento anche dei flussi verso questo tipo di strumenti. Ok, allora Sara, una cosa che stavo leggendo, che ti chiedo subito, da oggi si applica il regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la cosiddetta SFDR, ma in soldoni, in sostanza cosa cambia per gli intermediari? La normativa si concentra sui servizi che maggiormente possono influenzare gli investimenti sostenibili, cioè la consulenza e la gestione patrimoniale in senso lato, ossia quindi comprensiva di quella individuale di portafoglio, collettiva, assicurativa e previdenziale. Il regolamento introduce degli obblighi di trasparenza relativi alle modalità di integrazione dei fattori e dei rischi ESG nei processi aziendali e nella gestione dei prodotti. Come hai detto, si applica da oggi e richiede agli intermediari partecipanti al mercato numerosi adempimenti. Tuttavia, bisogna anche dire che non è ancora stata approvata la normativa di attuazione, quella cosiddetta di secondo livello, che contiene quegli standard tecnici di regolamentazione che permetteranno poi in realtà di avere appunto degli standard comuni da applicare, soprattutto nelle caratteristiche che andranno specificate dei diversi fondi. Ok, ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere, appunto, ricordiamo, da oggi si applica proprio il regolamento, quindi cosa c'è ancora da fare, Sara? C'è ancora tanto da fare. Con l'adozione della SFDR, i fondi saranno classificati dai gestori in una delle due categorie, cioè il cosiddetto articolo 8, articolo 9, si utilizza direttamente il numero degli articoli, e questo avranno quindi, in base alla loro appartenenza, differenti modalità di disclosure. Rimane un certo livello di incertezza nell'applicazione dei requisiti di questa regolamentazione, che appunto sono già stati bene evidenziati e che sicuramente dovranno essere precisati in futuro. Ci dovranno essere dei chiarimenti. Ad esempio, basta mettere un nome sostenibile ESG nella denominazione del fondo, serve un ulteriore passo più specifico a livello di obiettivi di investimento o cos'altro. Sono tutte tematiche che sicuramente richiederanno un chiarimento. Quindi oggi si parte, ma non possiamo dire che partiamo con tutte le armi per affrontare questa nuova Vabbè, sfida. come spesso avviene, però è utile informarsi proprio per evitare poi di incappare nei gap che ancora rimangono quando si parte con una cosa nuova. Allora, seconda parte della nostra puntata, Sara, abbiamo iniziato proprio questo appuntamento ricordando la maratona della giornata della donna, quindi della festa internazionale, anzi la giornata internazionale, non mi piace chiamarla festa, seppur poi per molti sia anche una festa, ma in realtà è una giornata di riflessione. Dicevamo, abbiamo celebrato la giornata mondiale della donna, voi avete pubblicato per l'occasione uno studio sulle migliori pratiche nell'industria dei fondi. Andiamo subito a vederle. Peraltro, io avevo già mostrato questo grafico prima, nel senso, quindi l'abbiamo già visto, ma poco importa, nel senso è stato un errore mio, però l'abbiamo rivisto anche in partenza, forse perché avevo in mente ancora la giornata della donna e quindi ero focalizzata su questo studio. Lo rimarchiamo, Sara, andiamo a vederlo insieme a te. Sì, è corretto, anche io preferisco parlare di giornata mondiale della donna, proprio perché ha un significato molto più forte di riflessione, di analisi. Sicuramente quello che è emerso è che c'è ancora bisogno molto
di parlare di queste tematiche, ma anche di fare, come abbiamo anche detto durante la maratona. Noi abbiamo analizzato 11 mercati, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito, quindi una rappresentazione notevole del mercato globale dal punto di vista delle pratiche, delle regolamentazioni che si applicano all'industria dei fondi sui temi della diversità, equità e inclusione. Quello che è emerso è che le donne sono drammaticamente in minoranza in tutti i settori, della finanza, ma soprattutto in quello dei fondi. Ricordiamo che i dati Morningstar ci dicono che la situazione è sostanzialmente ferma a 20 anni fa, alla fine del 2000, il 14% dei gestori di fondi era donne, a dicembre 2019, l'ultima rilevazione che abbiamo fatto, la percentuale era la stessa, quindi non è cambiata. Ma secondo la nostra indagine cominciano ad emergere delle differenze a livello di mercati. Noi abbiamo visto che 5 mercati su 11 hanno dei regolamenti sulla diversità, il gap salariale di genere che si applicano alle imprese di investimento, mentre 6 non ce l'hanno. E in particolare i paesi che si distinguono, tra i paesi che si distinguono c'è l'Italia, oltre Finlandia, Francia, Norvegia e Svezia. Quindi siamo in una posizione positiva da questo punto di vista. Diciamo anche che la maggior parte dei paesi ha anche delle regolamentazioni sulla disclosure, quindi sulla trasparenza su questi, su queste tematiche. L'Italia in questo caso non rientra nella lista, così come ad esempio non rientrano gli Stati Uniti, su questo discorso delle regole di trasparenza c'è probabilmente ancora molto da fare, e anche da dire dal nostro sondaggio che comunque in alcuni paesi, pochi, sorprendentemente pochi, le associazioni di categoria dei gestori di fondi hanno intrapreso dei provvedimenti per aumentare la diversity e per facilitare comunque livellare il campo di gioco, come si suol dire. Però lo ripeto, sono veramente 3 su 11, quindi sono ancora troppo pochi. Ancora troppo pochi, assolutamente. Guarda, siamo in chiusura, però insisto ancora su un aspetto. Ci puoi dare qualche dato in più sull'Italia? Sì, in base velocemente all'indagine più recente era stata fatta in realtà da Assogestioni nell'aprile del 2019 su 14 asset manager che rappresentavano l'85% del totale del patrimonio. Le donne rappresentavano il 18% negli organi sociali, 13 società di gestione su 14 avevano almeno una donna nel board, il 7% delle donne ricopriva posizioni di top management, il 29% delle società aveva una politica di diversity. Ultima cosa velocissima, Assogestioni è tra le associazioni, tra le poche associazioni che si sono dotate di linee guida e di best practice e oltretutto hanno anche creato uno sportello online per le società di gestione sulla diversity, quindi questo è un aspetto Ah sì. positivo per la nostra industria. Beh dai, tirando un po' le somme, Sara, sì, dobbiamo fare ancora molto, però ci sono anche degli elementi positivi che ci fanno ben sperare, no? Giusto per trovare una frase conclusiva di questa puntata e soprattutto della tematica che abbiamo affrontato in questa seconda parte. Assolutamente sì, vediamo con positività al futuro. Esatto, va bene. Allora, grazie a Sara Silano che ritroviamo il prossimo mese sempre con il nostro appuntamento di MarketStar, grazie agli analisti di Morningstar Italy e buon proseguimento, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Torniamo tra poco sempre su Le Fonti TV.